pagai, guardate dove sono. Adesso sta arrivando il camion, che è la prima fase. Esatto, questa è la prima fase. Questo macchinario alla mia sinistra ha un lettore ottico. Schiacciare le bottiglie, in questo caso le bottiglie di plastica in PET, in questo modo. Ma il brianzolo la fa bene la differenziata? E soprattutto, lo sbattimento che si fa serve a qualcosa oppure no? Inizio una serie di video con Silea, tutti i comuni della provincia di Lecco e anche qualcuno della provincia di Como, e vi racconteremo insieme alla mia guida, Stefano, buongiorno, dove va a finire la differenziata, la plastica, l'alluminio. È uno spettacolo, andiamo! Mamma mia! Mamma mia! Stefano, dove siamo? Allora, qui siamo a Seruso, sita in Verderio, provincia di Lecco, e sostanzialmente siamo un centro di selezione di imballaggi plastici e non. Quindi il sacco viola che voi mettete all'esterno delle vostre abitazioni arriva qui da noi, e noi siamo in grado, in questo posto che vedete alle nostre spalle, di selezionare i rifiuti in base a tipologia, colore e polimero. Ma te sei brianzolo? 100%. Hai cura del tuo camion? Moltissimo, tantissimo, lo lavo tutti i giorni. Adesso sta arrivando il camion, che è la prima fase. Esatto, questa è la prima fase dell'arrivo dei vostri rifiuti. Arriva il camion allo scarico, il compattatore scarica il materiale a terra e all'interno abbiamo una pala che va a caricare costantemente l'impianto di selezione dei rifiuti. Abbiamo già visto un errore, la carta non è un imballaggio in plastica, né un imballaggio in alluminio, né un imballaggio in acciaio, quindi non va conferita. A proposito di errori, però non ci sei tu che selezioni con le mani. No, ma esatto, questo è un impianto all'avanguardia nel cuore della Brianza. Ci sono delle macchine che selezionano. Abbiamo una parte di selezione meccanica in base alla dimensione o in base alla tridimensionalità o bidimensionalità del materiale. Andiamo a vedere questo. Andiamo a vedere. Allora, comunemente questo macchinario lo possiamo definire come una lavatrice. Il materiale entra all'interno di questi vagli rotanti e all'interno del vaglio rotante subisce una prima divisione dimensionale, quindi il materiale più grande ingombrante prosegue su un nastro trasportatore, invece il materiale più piccolo cade attraverso i fori del vaglio e prosegue la sua selezione. All'interno dell'impianto di Seruso abbiamo quattro differenti calamite che selezionano gli imballaggi in acciaio e gli imballaggi in alluminio. Qui possiamo vedere la selezione dell'imballaggio in acciaio. Questa sala controllo. Questo macchinario alla mia sinistra ha un lettore ottico. I lettori ottici funzionano in modo molto semplice, leggono tramite un fascio di luce il materiale che passa sotto il lettore ottico e attraverso dei colpi d'aria compressa indirizzano il materiale sul nastro corretto. Qui a Seruso abbiamo 15 lettori ottici, la tecnologia è uguale per tutta Italia sostanzialmente. Sì, ma tutti hanno 15 lettori ottici? Non tutti, ad oggi possiamo dire di essere un'eccellenza in Italia. Siamo l'unico impianto in Italia che è in grado di separare le capsule di alluminio. Qui ci sono le balle di plastica, mi dicevi. Esatto, balle di prodotto finito. Siamo in grado, i colori. Esatto, sì, siamo in grado di dividere il materiale in base ai polimeri e ai colori. Questi sono i flaconi, sì, detersivi, shampoo. Vedete, questi sono solo flaconi, detersivi, eccetera, eccetera. Noi buttiamo tutto insieme, ma loro no.
intanto diciamo che il Brianzolo però ha una media del 78% contro quella nazionale che è del 60%, quindi bravo, ci difendiamo bene. Però possiamo migliorare la selezione dei rifiuti, ad esempio schiacciare le bottiglie, in questo caso le bottiglie di plastica in PET, in questo modo. Quindi schiacciamo la bottiglia e richiudiamo il tappo. Bottiglia schiacciata va ad evitare un effetto che compromette la lettura, che è l'effetto rotolamento sul nastro di selezione. Quindi Brianzoli non si schiaccia così, ma piatta a sogliola, giusto? Esatto, esatto. Poi vogliamo entrare nella categoria malati del riciclo, possiamo addirittura eliminare l'etichetta sulla bottiglia in modo tale da aumentare la superficie di selezione del lettore. Il tappo va tolto? Allora, il tappo non si toglie più perché la normativa europea impone ai produttori di ancorare il tappo all'imballaggio. Okay. Uno degli altri errori per eccesso di precisione del Brianzolo, per esempio, lui lava tutto, mette in lavastoviglie le lattine di tonno, cosa assolutamente da non fare perché andiamo a sprecare ovviamente più acqua. Quindi il fatto di lavare le scatolette di tonno oppure i vasetti degli yogurt non porta alcuna miglioria. Anche l'altra plastica non va pulita in generale. Esatto, sì. Esatto. Brianzoli, risparmiate sull'acqua, non c'è bisogno che li lavate come se fosse il vostro piatto. Un risciacquo del grosso è più che sufficiente. È più che sufficiente, sì, sì. E soprattutto non buttiamo all'interno del sacco viola bottiglie mezze piene, ecco, perché compromettono al 100% la lettura. E quindi avete visto quanto lavoro c'è dietro un sacco viola, dove noi buttiamo dentro tutto, invece qui viene tutto smistato. E allora Brianzoli, lo sbattimento che vi fate per la differenziata ha un senso. Consiglio questo a te e a Silea, e buon lavoro Bagai, Grazie mille, buon lavoro anche a voi a casa. Bravo! L'importante è il vostro.